quanto a tutti gli amici di ChinaDish.it. Dopo averlo provato a lungo, voglio parlarvi di lui. Bellezza allo stato puro. Oppo Find X. Un device fantastico, innovativo, rivolto al futuro. Un oggetto che ad oggi rimane il miglior compromesso fra estetica, funzionalità e prestazioni. Perché dico questo? Perché le ultime uscite un po' mi hanno deluso, devo essere sincero, anche se mi riservo di provarle bene. E parlo di Mi Mix 3, Xiaomi. Mi dispiace dire che Mi Mix 3 non è all'altezza delle mie aspettative. Adesso abbiamo Nubia X che sta per uscire, ma in questo momento abbiamo ancora lui, che è Oppo Find X, che vedete che è completamente liscio, pulito, non ha aggiunte, è particolare. Questo rimane un dual edge eccezionale, bellissimo, guardate, meraviglioso dal punto di vista dell'estetica. Ad oggi ancora non c'è niente di così bello. Le gesture a tutto schermo sono un piacere, il display è una vera libidine per gli occhi. Dual edge sia davanti che dietro, Gorilla Glass 5, potenza bruta, 8 GB di RAM, 128 interni non espandibili, dual SIM. Oppo Find X è veramente l'oggetto dell'innovazione di questo 2018. Oppo Find X, tante promesse, tutte mantenute? Non tutte purtroppo. Un gioiello a metà. Lo vediamo subito dopo la sigla, nella recensione completa. Domanda è: tutta questa innovazione, tutta questa bellezza è utile ai fini dell'usabilità quotidiana? La risposta è ni, nel senso, questa fotocamera scomparsa è veramente utile? È veramente innovativa? Sì dal punto di vista tecnico, no dal punto di vista della scomodità e della delicatezza, perché è vero che fa figo, è vero che è bella, è vero che fa tendenza, però non tutto ciò che fa tendenza poi è utile. Allora, l'abbiamo provato, nella vita quotidiana si comporta benissimo, fluidità massima, batteria da 3730 mAh che ci porta tranquillamente al giorno dopo con un residuo di 20-30% con un utilizzo intenso. Parte telefonica eccellente, audio fantastico, vi faccio sentire. L'audio è fantastico, anche se mono, ha i toni bassi pieni, corposi, veramente che non sbavano, si sente davvero bene. Il parlato è eccellente, i toni acuti sono ben riprodotti, quindi dal punto di vista audio mi sento di dare un bel 8,5-9 perché siamo ad alti livelli. In cuffia si sente in una maniera divina, anche con le cuffie in dotazione che abbiamo provato, che ci sono, nonostante non abbia il jack per le cuffie, ha un adattatore Type-C, suonano molto bene, quindi questa è una chicca in più che offre Oppo Find X. Io vorrei anche vedere perché al prezzo consigliato di 999 euro, giustamente, io direi che le cuffiette ci stanno tutte. La sua cover è davvero scarsa, non mi piace per niente, anche se sono stati obbligati a farla in questo modo perché la parte alta, ovviamente, non essendo fissa, non potete bloccarla sotto alla cover. È però di una plastica rigida che a me non piace, non mi dà un senso di solidità, di grip e anche di protezione, è quasi come con non averla. Evita solamente le ditate e i graffi. Per quanto riguarda la parte multimediale, non vi sto neanche a far vedere come girano i siti perché è una roba assurda, di una velocità incredibile. La digitazione è fulminea dal punto di vista della reattività, il feedback anche della vibrazione non è troppo laggoso, si sente bene, non è zanzaroso come dice qualcuno molto più famoso di me, però è buona. Vediamo, guardate, apro il sito desktop, La Repubblica, adesso noi abbiamo la fibra in casa, quindi andiamo come delle schegge, però guardate come ci mette ad quanto ci mette ad aprire le pagine, guardate la reattività
e soprattutto la bontà di questo display a tutto schermo, che è il display più bello che io abbia mai visto, perché sembra di avere il display in mano. Cioè, tu non hai un telefono in mano, ma hai un display in mano ed è solo display, perché non hai cornici. Guardate anche l'angolo di visuale è eccellente. Proviamo ad aprire un articolo, un link per vedere quanto ci mette ad aprirsi. È davvero con 8 giga, anche se zoomo tantissimo sui caratteri, non ci sono artefatti, si vede benissimo. Quindi il display, nonostante sia tra virgolette solo un Full HD Plus con rapporto 19 noni, io do un 9,5 al display. Quindi, dal punto di vista della multimedialità e della navigazione, siamo a livelli alti. La fotocamera, abbiamo visto con il video che vi ho mostrato, che è ottima. Andiamo a vedere qualche foto scattata con Oppo Find X. Vi faccio vedere, gli interni sono ottimamente definiti, anche con poca luce. Guardate, poi ovviamente il display fa la sua parte. I dettagli sono buoni. Effetto scontornamento, guardate come lavora bene, bellissimo. Ottime foto, veramente con luce da media in su. Con poca luce se la cava comunque bene senza troppo rumore, nonostante non abbia potuto installare app di terze parti tipo la Gcam, la camera stock se la cava benino, direi. Guardate qui con questa sfumatura e in questo gioco di luci che è veramente buono. Diciamo che è di fascia alta come fotocamera. Ricordo che è una 16 più 20 megapixel posteriore. Selfie vengono bene, devo dire che abbelliscono anche soggetti disperati come nel mio caso. Guardate i dettagli notevoli, qualche macro. Guardate il dettaglio qui, sembra quasi che esca dallo schermo, talmente è dettagliata. Davvero una bella foto anche questa, e anche questa da vicino, i dettagli sono molto buoni e anche lo scontornamento è davvero buono senza sbavature. Guardate, nonostante lo zoom, ottimo. Anche i colori davvero non sbavano. E anche questa, guardate che colori. E questa praticamente al buio, solo con la luce dei lampioni artificiale, direi che ha scattato un'ottima, ottima foto. Guardate il dettaglio anche del furgoncino e dell'auto, della quale si può leggere quasi la targa. Non è ancora ai livelli dei top, soprattutto con poca luce, però se la cava benissimo. I video sono molto buoni, sono stabilizzati otticamente. Se vado ad utilizzare i video, vedete, posso usare 1080p, 4K, 720p. Se utilizzo il 4K, la stabilizzazione ottica viene a mancare e quindi avrà qualche piccolo scatto il video, anche se subentra una stabilizzazione digitale, che però non è all'altezza della stabilizzazione ottica che io posso ottenere con i 1080p a 30 frame per secondo. Perciò il miglior compromesso è comunque girare in Full HD, anche se 4K, se ho la mano ferma, ha degli ottimi ottimi video. L'audio è eccellente, molto pulito e i suoni vengono ben assorbiti. Qua slow motion, time lapse, sono tutte le varie opzioni dei video, ritratto. Poi ci sono diverse fonti di luce che io posso impostare, cornicette e quant'altro. Vedete che sto usando le gesture, che sono davvero comodissime, le gesture a schermo intero. Poi c'è la funzione panoramica e la funzione esperto, in cui vado a interagire con tutte le varie impostazioni. Non c'è un menu vero e proprio della fotocamera. Io nella versione cinese e inglese non l'ho trovata. Sono andato in tutti i menu possibili, ma qua non ci sono menu. Guardate, non ci sono menu. Questa cosa è molto molto limitante ed è molto molto chiusa e irritante anche da un certo punto di vista. La fotocamera si comporta bene, i selfie vengono benissimo, è davvero pazzesca la fotocamera frontale e lo sblocco è il top che io abbia mai provato. 10 su 10, buio pesto, laser, scansione anche degli occhi, dell'iride, se voi non lo guardate non sblocca, è fenomenale. È un sistema molto chiuso che non vi permette di sbloccare quasi nulla, non potete neanche abilitare la modalità sviluppatore perché vi mette un'allerta grossa come una casa e poi ve la disabilita. A me questa cosa non piace tanto, non si possono andare a mettere delle custom ROM perché impedisce la casa madre, lo sblocco, almeno per il momento, e quindi di fronte a un oggetto del genere sulla quale non posso neanche testare una MIUI o un'altra ROM basata su Android stock tipo la Pixel Experience o altre, questa cosa mi dà un po' fastidio perché io ho una Formula 1 in mano, ma alla fine mi tocca tenermi la mia
versione inglese, cinese, tradotta alla meno peggio con More Locale 2, quindi come avere una Formula 1 con le gomme sgonfie. Da questo punto di vista bisogna lavorare ancora molto e tra l'altro ci sono delle funzioni inutilizzate, tipo l'assistente vocale, l'assistente intelligente e tante altre che non posso usare perché non sono implementate nella ROM che io ho, perché sono pensate tutte per il mercato cinese. Per quanto riguarda la parte telefonica, abbiamo detto la ricezione è ottima, prende ovunque, non ci sono assolutamente nessun tipo di problema, prende in 4G più, quindi al massimo della velocità, c'è l'aggregazione delle bande. Le gesture sono veramente una figata da usare su questo display, non usate i tasti perché altrimenti veramente lo offendete. Vediamo se ci sono aggiornamenti software, ma ho qualche dubbio. Abbiamo provato a installare la Global, ma non ci si riesce perché c'è un blocco. Riconosce il codice nativo e quindi impedisce l'installazione. Purtroppo ancora non sono riusciti a bypassarlo per quanto riguarda la versione cinese, farlo passare alla versione global. La versione global costa veramente tanto, nei negozi lo trovate da MediaWorld, ma comunque se volete delle offerte su questo dispositivo chiedetecele perché ogni tanto ne escono di davvero succulente, parliamo anche di meno di 600 euro. Si possono clonare le app, c'è lo split screen. C'è lo spazio dedicato ai giochi. Poi un'altra cosa che non mi piace, che limita tantissimo questo software, che non si possono mettere più di 5 applicazioni in avvio automatico in background, che per uno smartphone che ha 8 GB di RAM LPDDR4X è un po' come tagliargli le gambe. È una limitazione che assolutamente questa non mi piace. Ci sono tutte le impostazioni sulla sicurezza. Addirittura c'è lo spazio per i bambini, si può attivare uno spazio privato, c'è l'assistente vocale, ma è tutto cinese. Come detto, abbiamo uno storage di 128 giga interni non espandibili. Ah, c'è la possibilità di spegnere il dispositivo, di accenderlo e di spegnerlo in automatico programmandolo. Questa è una bella chicca. Le notifiche, anche qua, cioè, io mi chiedo, tu fai un progetto di questo genere, fai uscire la fotocamera con un carrellino meccanico che rischi di rompere alla prima caduta e poi dopo non mi metti le notifiche sulla status bar? Ma io Oppo non so cosa ti faccio, cioè, questa è veramente troppo una cavolata, per non dire una cagata, scusate, ma non esiste che tu non mi metti su un display del genere le notifiche sulla barra in alto. Appaiono questi badge ridicoli sull'icone, neanche i numeri, solo questi badge, che si sa circa se è arrivata una notifica. Mi si illumina il display in standby e basta. Posso impostarle nella schermata di blocco, quello sì, ma non riesco ad andare a leggere, a vedere le notifiche là in alto, nonostante io non abbia il notch. Questa è veramente un prendere la zappa e tirarsela sui piedi. Tu mi fai uno smartphone di questo genere, top su tutto o quasi, e poi dopo mi tagli le gambe in questo modo, e allora l'utente medio, un po' furbo, e ce ne sono tanti, dice: no, io non vado a tirare fuori tutti quei soldi per un dispositivo di questo tipo solo per far vedere che ho il carrellino che esce e che si abbassa. Se avete domande, se avete dubbi, se avete curiosità, chiedetecele. Continuate a supportarci, mettete un bel like ai nostri video, continuate a condividere i contenuti e iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo grazie a voi. E state sintonizzati per le prossime importanti novità. Detto questo, vi saluto, un abbraccio da Pasqui e da tutto lo staff di Cenedis.it. Ciao!